tramite i 2 anni di pandemia siamo stati insieme a parlare con amici arabi, albanesi, musulmani, palestinesi, soprattutto palestinesi, che hanno ancora difficoltà. Sì, quelli di Casalotti, di Roma, noi, come dice Stefania, siamo assenti, non esistiamo da tantissimi anni. E è una cosa importante, perché c'è un video su Facebook, su YouTube, dove andando fa mi dava 3 mesi di vita di questa libreria, sono 31 anni che siamo qua, e c'è anche un gesto che gli faccio io così per me. Sì, c'era la signora con le galline, quello che faceva il pane, Dolce Marina veniva a farsi la spesa, Barbara Betti che è stata il mese scorso qua. Quindi questa è una riunione fra amici, e questa sera leggiamo più o meno i poeti morti, quelli che non ci sono, perché la maggior parte della gente oggi la poesia è su Facebook, quando sono brava, complimenti. Uno parla che si vuole suicidare, tu gli fai i complimenti, gli mandi il cuoricino. Le vite disgraziate, disperate dei poeti sono sempre disperate, perché vedono oltre, vedono che sta accadendo fra le 16 guerre che si sanno più o meno e le 50 lotte che ci sono. Noi siamo tranquillamente a cazzeggiare se Fedez si bacia con qualcuno in TV. Quindi io chiedo a voi, a tutti voi e anche agli altri, di acquistare i libri che stanno ricominciando ad uscire, come la sigla Pellicano Corto. Sono libri pirata, quindi vanno acquistati. In pandemia abbiamo fatto un disco con lui. Io ho comprato un pianoforte di nuovo e ho provato a suonare delle sciocchezzuole che Nicola Lesini le ha rese geniali. Quindi lui è Nicola Lesini, uno dei migliori sassofonisti, che ama la poesia. Quindi questa sera non è stato invitato, ma si è imposto, come non è stato invitato manco lui, che viene da Verona. Mark? Sì. Non sai, da Verona? Da Milano dove eri? Firenze. Benissimo. Aiutate sempre quelli che non sanno l'italiano. Sei in diretta. Sì, ma allora vabbè, sì, se ci riesci, ma poi la fai storta. Quindi adesso io lascio la parola, perché stasera volevo fare solo una cosa che non sono riuscito a fare, collegarmi con Zoom e non ci sono riuscito, mancare l'abbonamento. Quindi passo la parola all'amico che è il colpevole di questa riunione. Siamo, ringrazio veramente tantissimo il caro amico fraterno Peppe che ha voluto in qualche modo fare quello di oggi è una sorta di esperimento. Dove sta l'esperimento? Noi volevamo andare oltre la solita retorica di fare la giornata mondiale della poesia dove ognuno se le canta e se le suona e poi il giorno dopo
è tutto come prima. E quindi siamo partiti da un principio. Cos'è importante della poesia? Che cos'è la poesia? Non riusciamo neanche a dargli un nome, se non sappiamo la possiamo definire in mille modi. Anzi, io credo che alla fine la poesia è allergica proprio alle definizioni. Però che cos'è la poesia? È un linguaggio attraverso cui noi trasmettiamo dei contenuti. E più i contenuti sono profondi e veri e forti, e più la poesia ha un senso. E quindi noi abbiamo voluto un pochino anche spersonalizzare. Cioè, questa deriva ormai globale di individualismi, personalismi, egocentrismi e tutti gli altri ismi che in qualche modo stanno corrompendo la nostra stessa natura di animali sociali, trasformandosi sempre di più in animali individuali. E quindi oggi noi abbiamo voluto provare in qualche modo questo esperimento. Non abbiamo oggi coniugato all'io, ma abbiamo coniugato al noi. Quindi non è anche nella locandina con cui abbiamo promosso questa iniziativa, noi ci siamo disfatti del nostro io. Non è stato più necessario mettere i nostri nomi, li metteremo dopo a evento concluso, quando parleremo di questa cosa, dopo metteremo tutto, per dire che noi siamo importanti, ma la poesia e i contenuti della poesia sono ancora più importanti di noi. E per cui è anche un modo per vedere chi è che è ancora presente, che è disponibile a fare delle cose assieme senza mettere, diciamo così, il proprio ombelico, la propria vanità, le proprie, che un po' ce l'abbiamo tutti, insomma. E oltre questo, poi, la poesia può avere anche un'altra funzione, che forse è la cosa più importante di quello che faremo stasera. Noi faremo delle letture da questo libro, da questa antologia, che si intitola Signor No, che ormai ha più di 10 anni. Con Beppe ne abbiamo fatte solo tre ristampe diverse, però è da 10 anni, è da più di 10 anni che... perché purtroppo questa antologia parla di guerra e la guerra sembra che non passi mai di moda. È un volume che ha dei testi che vanno, non sono molto retorici, parlano di guerra attraverso la voce di chi la guerra l'ha fatta. Per cui stasera ci saranno le voci da questo libro di veterani statunitensi di Iraq e Vietnam e di refusnik israeliani. E poi ci saranno i testi, come ha detto Beppe, di nostri carissimi amici che purtroppo non ci sono più, da Jack Hirschman a Naim Raidi a tanti altri, a Mahmoud Darwish, che abbiamo preso un suo testo da mettere sulla candina perché era molto, molto bello. E la cosa importante è che questo progetto, oltre a essere un progetto divulgativo rispetto al tema della guerra, ha anche una utilità molto, molto concreta, che si ricollega al discorso che noi abbiamo dedicato questo incontro alla Palestina, al popolo palestinese. I diritti d'autore, tutti i ricavi che ci saranno di questo libro, io ne ho portati altri 10, vediamo di finirli tutti. Tutti i diritti d'autore di questo libro vanno a Gazzella Onlus, questa associazione non profit che si occupa da anni, che è stata tra l'altro fondata, uno dei fondatori è il mio caro amico palestinese Wasim Damash. Wasim Damash è quello che ha fatto conoscere in Italia poeti come Mahmoud Darwish, Al-Qasim, Ibrahim Nasrallah e tanti altri. Gazzella ONU si occupa delle cure e riabilitazione di bambini palestinesi feriti da armi da guerra, prevalentemente nella striscia di Gaza. No, dico, ci abbiamo mandato poco, ma li abbiamo... Allora, nel 2022, solo io e Beppe, cioè con le nostre umili forze, non è che siamo persone ricche, insomma, cioè, io c'ho un mutuo, non lo so, però, insomma, più di quasi 1100 euro abbiamo tirato fuori e le abbiamo mandate in varie riprese a Gazzella Onlus. Questa è una cosa che ci riempie, cioè, pensiamo nella nostra testa, sì, adesso ho letto una poesia, ne ho letta un'altra... E però tutto quello che viene fuori da queste letture alla fine diventa un lettino ortopedico, una sedia a rotelle, una protesi, una cura di farmaci, eccetera, eccetera. Per cui questa è una valenza ancora ulteriore
a questo progetto che stiamo facendo. E vorrei ringraziare tantissimo una persona che per noi è fondamentale, oltre al nostro Beppe, io gli farei quasi un tributo da stadio al nostro carissimo che ci sopporta e ci supporta e ci accoglie ogni volta, Dante Costa. Grazie Dante! Ci accoglie in questo posto che per me ha una sua sacralità, per me una libreria è quasi un tempio, ormai le librerie sono diventate dei panda, ormai sono in via di estinzione, ma figuriamoci questa che è aperta all'estrema periferia di Roma, andrebbero dichiarate beni dell'UNESCO, non so, andrebbero tenute vive e quindi sono veramente onorato e felice di avere questo privilegio di poter fare queste nostre cose qui. E grazie anche al caro amico Nicola Lesini che ha deciso di venire con un grandissimo compenso, vero? Cioè, venire gratis, senza neanche che il proprio nome appare su una cosa. E voglio dire, ci sono ancora persone che credono nel noi, che credono nel fatto che si possono fare cose assieme senza dargli un prezzo, che poi dopo invece le cose, perché i libri si pagano, i dischi si pagano perché servono per, come dire, no? Contrariamente a quello che affermava questo professore universitario e emerito critico letterario che diceva che la poesia, i libri di poesia si devono regalare. Ok, allora con questa logica regaliamo tutto. Tu che fai, il docente, perché lo fai? Perché sono felice, allora lo devi fare gratis perché ti pigli i soldi, lo potresti fare con tutto dopo, no? Quindi i libri di poesia si comprano e nel nostro caso quei soldi avete capito dove vanno, insomma, no? Vanno a una causa molto importante. Bene, finito qui, è stato un grandissimo sforzo di presentare la serata. Io comincerei con le letture. La prima lettura la farà Stefania Di Lino. Allora, vado. Come tutto ritorna. La pallottola è entrata tra gli occhi. Un buco come un segno di interpunzione di una K47 o una M16. Bianco ai bordi, poi il nero luccicante di una galleria dritta al cervello. Ho visto tutto questo quando ho sollevato mia figlia, prima che si riaprissero le vene schiacciate, prima che il sangue iniziasse a coprire la mia camicia, con una reazione istintiva ho coperto il buco con la mano e ho cominciato a gridare aiuto. Era solo la caduta di una bambina su una roccia. Ci volevano appena 3 suture per chiuderlo, ma per mesi non riuscivo a guardare mia figlia senza immaginare quel buco. Fuori così li avevo già visti, però mai in qualcuno ancora vivo. Rita e il fucile di Mahmoud Darwish. Fra Rita e i miei occhi si leva un fucile. Quelli che riconoscono Rita si inchinano e pregano i suoi occhi di miele divino. Ho baciato Rita bambina. Ieri si è stretta a me, lo ricordo. I suoi capelli mi coprivano il braccio. Ricordo Rita, come l'uccello ricorda la sua fontana. Oh Rita, oh Rita,
un milione di immagini, un milione di uccelli, un milione di appuntamenti sono stati assassinati da un fucile. Il nome di Rita, festa per le mie labbra, il corpo di Rita, nozze per il mio sangue. Per 2 anni mi sono perduto in lei, per 2 anni lei si è distesa sul mio braccio, uniti nel fuoco. Uniti nel fuoco delle nostre labbra, siamo resuscitati per 2 volte. Oh Rita, chi avrebbe potuto sciogliere i nostri sguardi prima che si levasse un fucile? Oh notte di silenzio, c'era una volta, una luna è calata all'alba, lontano, in occhi di miele, e la città ha cancellato Rita e le canzoni. Fra Rita e i miei occhi si leva un fucile. Grazie. E adesso una poesia di Zagajewski, questo poeta ucraino, che trovo che ci riguardi quando noi, parlo della mia generazione, di questo emisfero, diciamo, non conosciamo la guerra, non abbiamo un'esperienza diretta di quel tipo di dolore, però ci è capitato di scriverne. E lui dice in prima persona plurale, come se fosse un ossimoro. Indossiamo parole usate, enfasi e disperazione corrose dalle labbra altrui. Camminiamo sulle botole dell'altrui spavento. In un'enciclopedia scopriamo la vecchiaia, di sera fingiamo che sia scoppiata la guerra, conserviamo con Baczynski, facciamo in fretta i bagagli, ci ricordiamo dei poeti di un tempo, andiamo in stazione, condanniamo il fascismo e poi trionfalmente in uno scompartimento di prima classe, in prima persona plurale, diamo voce a tutta la nostra perspicacia, come se non fossimo dotati dell'orecchio assoluto per il silenzio. Grazie, grazie. Adesso Patrizia Nezzo, grande Patrizia. C'è il suo ultimo libro, non per fare pubblicità, comunque è appena uscito il suo ultimo libro. Bambini di noi, laggiù, in quel luogo dove gli americani bombardarono, dove i bambini furono mandati in collina, lontani dalle madri e dai padri, portando appresso le loro risate, lasciando al buio la propria città, nel mercato, tra le biciclette, i cesti di spezie e di frutta, birra e sigarette, borse di tela da imballaggio e la gente che canticchia parole in una lingua vecchia 40 secoli, nel negozio di giocattoli ingombrato da pesci e arancioni gonfiabili e scimmie e bambole meccaniche, 2 aerei da guerra identici, comandante di squadriglia e wingman, US Air Force stampinati sui fianchi, e i bambini li toccano senza paura, li sollevano tra le mani e li mettono nel cielo e fanno finta che stiano volando, nei loro occhi nient'altro che adesso. Il loro sangue, buonasera, il loro sangue, il loro saluto, il loro messaggio per noi,
il loro sangue, la loro storia, il loro timore per noi, il loro sangue, moschee e chiese, finestre delle loro case, il loro sangue è amore, il loro sangue è rabbia, il loro sangue, rimprovero che ferisce, il loro sangue, spazio di denuncia, il loro sangue, racconto di madre ai suoi bambini, il loro sangue, messaggio della rosa al suo nettare, il loro sangue, uccello del loro paese, i loro venti, il loro sangue, battaglie, le loro tregue. E se gli invasori s'avventano, il loro sangue è arguzia, il loro sangue, braccio delle loro preghiere, il loro sangue è preghiera. Mai che li rimproverino gli alberi, né la luna sui balconi delle loro case, né canzone assetata dei loro fiumi. Mai deluso un desiderio negli occhi dei loro piccoli, mai deluso l'animo dell'olivo sui loro colli. Gli amici del mare, loro. Gli amici del fiume, loro. Gli occhi dell'olivo, loro. Gli anemoni, loro. Il verde degli alberi, infanzia dei fiumi, mecca dei poeti, viatico dei poveri, strada all'alba, sorriso nella roccia, lo svelarsi del segreto, loro. Il loro sangue, buongiorno, il loro sangue, buonasera la roccia, lo svelarsi del segreto, loro. Il loro sangue, buongiorno, il loro sangue, buonasera. Grazie Patrizia, grande. Adesso Daniela Dante. Daniele, da dove arrivi tu? Da Brescia. Oi. Però sono arrivata ieri sera. Sì, questa è la stazione. Mi sono persa perché mi hanno dato indicazioni sbagliate, quindi non è tutta colpa mia. Luogo di schianto di un B-52, gennaio 1994. Quando gli americani tornano, cercano oggetti nel modo in cui gli europei una volta scavarono tra le rovine di Traieu e Mio Son e Tam Quyen. Setacciano terra ancora annerita dai fuochi della guerra, carburante d'aviazione e munizioni che bruciano tutto il giorno, tutta la notte. Così, tanto tempo fa, cercando con un setaccio fine finché non trovano un orologio Seiko, col suo quadrante di tempo globale, ormai incapace di mostrare l'ora di una qualsiasi parte di una qualunque città di questo mondo. Trovano i gradi di un maggiore, un pezzo di velcro, metallo boccato, corroso, troppo arso da potersi identificare, e qualche scheggia di ossa. Scavano ancora, setacciando altre ossa, ma sono quelle di un bambino. E la madre allora si ricorda, sa che il maggiore, il capitano, il sergente sono tutti sepolti con suo figlio. Riconosce le ossa di suo figlio nel modo in cui immagina che la madre del maggiore avrebbe riconosciuto le proprie. Se lo mollasse, se lasciasse che suo figlio affondasse nella terra, che comincia di nuovo ad odorare di terra, dove si coltiverà ancora come prima. Se solo lo mollasse, se soltanto imparasse che la guerra è una cosa da cui non si torna, che si muoia o meno, che la resurrezione è solo una storia scritta per gli dèi, che una candela
il profumo dell'incenso ardente è un fiore che cresce nel giardino di questa terra annerita. Porteranno più di una pace durevole, più di quanto possa sperare una madre. Dale Ritterbusch. Natos di Paul Polanski. I nonni putativi non dovrebbero avere un favorito. Io ce l'ho. Sadeta, una piccola zingara di 4 anni, di Clementina, con i pugni contusi come un pugile. All'età di 1 anno, durante i bombardamenti della NATO in Kosovo, aveva fracassato così tante cose che i suoi genitori la ribattezzarono Natos. 3 anni dopo, continua a fracassare le cose. Ogni volta che un aereo passa in cielo. Grazie Daniela. E ora è il turno di Marcello Aslan. Ciao a tutti. Adottate un refusnik di Ishai Moore. Domenica scorsa sono stato rilasciato dopo i 28 giorni ricevuti per aver rifiutato di servire nei territori occupati. Sono certo di non dovervi spiegare le ragioni del mio rifiuto, ma non sono sicuro che voi capiate bene quanto quella decisione sia stata dura per me. Per quanto convinto io fossi e sia ancora del mio atto di disobbedienza, esso va contro la mia educazione, il mio modo di vita e i miei sentimenti di lealtà. Negli ultimi 12 anni sono stato un soldato e un ufficiale in una unità di fanteria della riserva molto considerata. Sono orgoglioso di appartenere a quella unità, la parte più difficile della mia decisione di dire no è stata la sensazione di tradire i miei amici. In quasi tutti i casi di cui sono stato testimone, i miei compagni si sono disimpegnati nelle situazioni più delicate con il massimo di professionalità e umanità. Tuttavia, per quanto si possa fare una guerra con il massimo di moralità, è la guerra che non è morale. I colpevoli sono quei dirigenti che ci hanno spediti in missioni che hanno corrotto le nostre anime
per sempre. Mentre ero in prigione, ho tratto una forza enorme dall'appoggio che ho ricevuto. Le lettere e i messaggi che ho ricevuto mi hanno fatto capire che il mio atto non è stato vano. Grazie. I refusnik nelle prigioni militari sono oggi una quarantina. Sosteneteli. Ne hanno bisogno e lo meritano. Scrivete a loro e alle loro famiglie. Partecipate alle manifestazioni davanti alle prigioni. Adottate un refusnik e ogni giorno che lui o lei passa in prigione, fate qualcosa perché l'occupazione abbia fine. Non pugnalate la pace di Ferruccio Brugnaro. Non divorate la pace. Non rispondete alle montagne di morti con altre montagne di morti. Spegnete la fame nello sguardo di milioni di bambini. Accendete il sorriso sulla terra di Palestina. Accendete il canto. Non pugnalate. Non pugnalate la pace alle spalle. Togliete il cappio di solitudine al popolo iracheno, al popolo cubano. Abbattete la notte agghiacciante, profonda, in cui vagano milioni di creature. Non rispondete, non rispondete ai morti con infiniti roghi di altre vite. Mordetevi le labbra forte, mordetevi forte il cuore. Non inneggiate alla guerra. Non inneggiate alla guerra. Grazie Marcello. Ora Sara Capuccioni, eccola qui. Salve a tutti, buona serata, grazie per essere qui. Aspetta che non vedo niente, quindi faccio sempre dietro, ecco qui, per vedere esattamente, va dentro e qui dietro possibile. Lezione di geografia. Ho poco senso di appartenenza, sono diventato adulto, all'altro capo del mondo, e tornato a casa, tra estranei, in una terra estranea. E la mia famiglia non si interroga nemmeno una volta, come se fosse andato fuori per il fine settimana, a pesca o a caccia. Il mio posto a tavola è sempre lo stesso, stessa sedia, stessa argenteria. Ma alzando lo sguardo dalla mia cena, non riconosco il ritratto di famiglia appeso al muro. Le loro facce sono poco familiari, i loro occhi di un'altra epoca, un paese, un'altra razza. Perfino le parole di mio nonno, parole che erano state la mia guida, si dileguano come una presenza spettrale che passa attraverso i muri. Dopo la cena
Mio padre resta sulla veranda, davanti casa, fissando il prato che tanto spesso da bambino avevo tagliato, io stesso dove avevo giocato. E dividiamo buio e silenzio, il silenzio del mondo in risposta ad orrori inespressi. Faccio volteggiare una sigaretta accesa, guardo il suo bagliore rosso, disegnare un arco davanti, sopra il cortile, terra che non riesco a riconoscere come casa. Risulta che si vive, di Gabriel il Paglione. Risulta che si vive, in fuga, saltando di ora in ora, da un interstizio all'altro delle bombe. Dopo, l'aria a sorso che odora di mattatoio, di crematorio aperto, di paese di papaveri bruciati dalla rabbia. Nella traccia verticale della preghiera si incugna il futuro crivellato. A chi importa l'ora dissanguata, la macchia che i corpi lasciarono nel giorno, il pugno di ventre che palpita come un passero affogato nell'abisso. Risulta che si muore se si sopravvive in nome del niente. Lontano dai mercanti di missili, un pezzo di mondo rotto scompare. Buonasera a tutti, io sono molto felice per questo momento di condivisione, perché la poesia è condivisione. E a volte penso, quando leggo la poesia, me la leggo ad alta voce, anche se sono sola in casa, perché è bello che le parole le possano sentire anche gli altri, che sia il cane o un vicino inconsapevole. E questa è una poesia scritta da un elicotterista, mi confermo? Sì, donna. Ecco, esatto, scusate perché non avevo il nome, però è una veterana del Vietnam, ci tenevo a dare. Si chiama Sapere Conoscere. Guardavo gli elicotteri che volavano piano, ora verso nord, ora verso sud, lungo la valle del fiume Danang, lasciando alle spalle una scia di foschia grigia che sfaccettava il sole in arcobaleni opalescenti. Non mi chiedevo mai tutto quello che avrei dovuto sapere su ciò che facevano. Ne conoscevo il nome, defoliante. Sapevo che quello spray avrebbe distrutto nascondigli di cecchini e guerriglieri in imboscata, ma non riuscivo a chiedere a quale prezzo. Ogni sera velivoli tornavano sul tramonto, pieni di soldati tremanti, di febbri della giungla,
malaria, dengue, dissenteria. Li portavamo dritti alle docce rinfrescanti, spogliandoli delle loro divise, bagnate, incrostate di sudiciume. Gli facevamo scendere la febbre e li preparavamo per dormire. Non chiedevo da dove venivano, se loro o le divise che tenevo in mano fossero contaminate da quella foschia, se il defogliante gli avesse salvato la vita, non sapevo chiedere. Seppi una parte del prezzo quando 9 altre donne che avevano guardato gli elicotteri e visto la foschia parlarono dei loro bambini, i difetti del cuore di Jason e di Amy e di Rachel e di Timothy, i problemi agli occhi di Mary, gli interventi multipli per curare e aggiustare gli organi intestinali di John e Kathleen e del piccolo John. Quanto si sentirono fortunati quando uno dei figli nacque sano, intero. Quanto piansero dopo gli aborti spontanei. Il loro dolore, la loro impotenza, la loro furia, quando Marianne morì di leucemia a 2 anni e Michelle spirò di cancro a 2 anni e mezzo, la loro paura per quel che poteva ancora accadere. Seppi di più quando vidi festeggiare il 40° anniversario del matrimonio dei miei genitori. 4 figli, 3 nipoti, seduti al banco in chiesa. E seppi quel che non avrei mai voluto sapere. Ciò che i veleni e le mie paure hanno rimosso dalla mia coscienza. Concepire, portare un bambino, il grembo che si gonfia, i miei semi, il dolore delle doglie, far uscire da questo corpo una nuova vita. Scelgo di non sapere se i miei ovuli sono deformi e avvizziti, come gli alberi lungo il fiume, se ci sono cecchini nascosti nelle eliche del mio DNA. Rifiuto di Jabba Shego. Rifiuto la tua amarezza, 2 notti di immondizia, il bicchiere rosso e il sorriso duro. Rifiuto la parola e la paura, la tua. Rifiuto i capelli, gli occhi fini e le labbra di ghiaccio. Rifiuto la mia pancia, che ancora ti vuole. Rifiuto il desiderio che non mi lascia. Rifiuto e dormo aspettando. Ai ai ai, Abibi, non riesco a dimenticare le tue labbra di ghiaccio. La lotta, il sangue versato, il suolo. La vecchia mi ha detto, non aspettare, bambina. Lei, la svergognata, la fascista, mi ha detto che ti hanno ucciso. E sorrideva la vecchia puttana. Ti hanno ucciso mio compagno un giorno di febbraio. Mi hai lasciato con un bacio di ghiaccio davanti a un plotone di esecuzione. Non mi è mai piaciuto febbraio. Un mese che non arriva intero. Non mi è mai piaciuto, Bibi. Per questo lo rifiuto. Per questo ti aspetto. Appunti per la protesta dei veterani contro la guerra. Comincia a esserci quasi buio qua.
Ralph, per quel che concerne i piani per la marcia locale, si vedano i seguenti punti. Ho visto la stanca manifestazione a Washington, le facce ardenti dei nostri tristi ragazzi guerrieri che lanciavano le loro medaglie al presidente. Credo che dovremmo emulare, ma non copiare. Pertanto, quando la delegazione arriva al Campidoglio dello Stato, leggete prima la petizione. Non abbiamo paura di uccidere. Ci dispiace di aver assassinato le nostre anime. Abbiamo eseguito gli ordini, ma abbiamo imparato a dire no. Fermatela, o vi fermeremo noi. Non resistete, non potete fermare i fantasmi che siamo diventati. Poi fa che coloro che hanno perso le gambe si trascinino in avanti e le ammucchino in modo ordinato. Quindi fa rotolare il teschio del tuo migliore amico ucciso lungo la navata. Infine fa che i ciechi spingano in avanti i tetraplegici. Avranno coltelli fra i denti da dare ai legislatori, cosicché possano usarli su loro stessi. Ce ne andiamo. Se non li usano, torniamo. Horace. Post scriptum. Conserva le istruzioni per i tuoi nipoti. Torneranno utili. Horace Coleman. Araidi, io sempre lo sbaglio, non so perché. Molti popoli accorreranno e io sarò in mezzo a loro, un uomo che porta agli uomini la poesia, ed essi forgeranno le loro spade, altre gli aratri, alcuni porteranno i pennelli, altri gli stracci. E io sarò tra loro, un uomo che porta agli uomini la poesia. I nemici sono a volte gli amici, come il cavallo del buon cavaliere. I soldati uccisi in guerra non troveranno mai la pace sotto la terribile morte. Vivi o morti, i poeti restano poeti. E io sarò fra loro, un uomo che porta agli uomini la poesia. I violini non sono mai soli, né si riscaldano mai. E quando l'estate riscalda la pietra, il loro cuore è simile a quello dell'uomo. L'uomo sbaglia. Tra collera e bufera, ma passata la tempesta dimentica ogni cosa, per passare ad altre parole, per passare ad altre canzoni. E io sarò fra loro, un uomo che porta agli uomini la poesia. Gerusalemme dall'alto e al di sopra, Gerusalemme in basso e sopra la terra. Prendete l'unica vostra amata, io prenderò la mia. Incontriamoci a metà strada. Tra cielo e terra, e molti popoli accorreranno di corsa, io sarò fra loro, un uomo che porta gli uomini la poesia. Grazie Daniele. Adesso di nuovo Marcello.
Tornado Simpson della Charlie Company, 11ª divisione di fanteria. Mi sono avvicinato per girarla a pancia in su e ho scoperto in grembo un neonato che avevo colpito assieme alla donna. La faccia del bambino era mezza distrutta. Il mio cervello è partito. Si sono innescati tutti gli ordini ricevuti durante l'addestramento e ho cominciato ad uccidere. Anziani, donne, bambini, bestiame, tutto. Ci hanno detto di non lasciare niente in piedi. Abbiamo eseguito gli ordini, indipendentemente dal fatto che quelli che dovevamo uccidere fossero civili. Erano il nemico, punto. Ammazzateli. Se non esegui l'ordine, puoi anche essere giustiziato. Allora, cosa avrei dovuto fare? Che lo si faccia o meno, sei fregato ugualmente. Non c'era bisogno di andare alla ricerca di gente da uccidere. Erano lì, davanti a me. Li ho sgozzati, ho mozzato loro le mani, tagliato i capelli e preso lo scalpo. L'ho fatto. Lo facevamo in tanti e non ho fatto altro che seguire gli altri. Ho finito per perdere qualsiasi senso dell'orientamento. C'è una parte di me che è gentile e tenera. C'è invece un'altra parte che è distruttiva e malefica. Molto malefica. Nella mia mente c'è più distruttività che bontà. C'è in me più impulso verso il male che verso il bene. Non consento a nessuno di avvicinarmi. Non riesco a perdonarmi e non posso dimenticare. Ogni giorno vivo nel ricordo. È facile per alcuni dire che devi continuare a vivere la tua vita, ma una cosa del genere ti impedisce di farlo. Assumo 1200 mg di medicinali ogni 4 ore. Devo prenderli, è l'unica cosa che mi dia equilibrio, ma la notte non dormo, guardo la televisione tutta la notte, cerco di dormire durante il giorno, non riesco a dormire al buio. Ripensando a tutto, avrei preferito morire in Vietnam. Addio di Izzet Saralic, prendete la pronuncia. Thank you.
moriamo. Moriamo terribilmente presto e terribilmente male in questa città alla fine del secolo, alla fine dell'amore. I giovani almeno vengono uccisi, che è il loro altissimo privilegio in ogni guerra, ma quando ripensiamo a come muoiono i vecchi nei romanzi di John Galsworthy, la morte dei vecchi nella Sarajevo di guerra è terribile. Moriamo in ospedali gelidi, nei corridoi in cui scorre il sangue dei nostri concittadini massacrati, nelle cucine altrui e in stanze senza finestre, esausti e umiliati, molti senza i propri cari accanto. I Don Giovanni di una volta, che non sarebbero scesi senza cravatta neppure per aprire la cassetta della posta, che figura avrebbero fatto se in ascensore si fossero imbattuti nella bella signora del 14° piano? Muoiono con le mani sporche, le unghie non curate, le camicie logore, i maglioni bruciacchiati dalle sigarette, ricordando l'ultimo bicchiere di champagne bevuto alla vigilia del nuovo anno 1992. Juraj Marek si è impiccato. Dopo aver sepolto la sua vera Zeliko, aveva pensato di fare lo stesso, ma vi ha rinunciato per non inquietare i vicini. E poi, tra l'altro, due suicidi nella stessa strada, nello stesso caseggiato, sarebbe stato troppo anche per una Sarajevo come questa. Andava, come d'altronde Sujo, dopo la morte di Nina, all'alba, a cercare la sua granata, ma le granate preferivano le scuole e i giardini d'infanzia. Piangendo, vendeva di tanto in tanto qualche anello di vera o la giacca di pelle per comprare una bottiglia di grappa scadente. E poi, rinviata la morte, se ne tornava nella sua casa deserta, piena di ricordi, con la sua angina pectoris di prima della guerra, e pensava soltanto a due cose: quando avrebbe riabbracciato i suoi figli, i suoi nipotini, e quando si sarebbe rincontrato con Vera. Uno dei due desideri si è finalmente realizzato, il secondo. Certo, non è stato come una volta, all'epoca della Omladinska Rijek, quando si incontravano da Koppelman. E cosa manca oggi a Koppelman nel cimitero di San Giuseppe?
quel che importa è che sono di nuovo insieme. Importa che lui non debba più uscire a cercare la sua granata e a vendere gli anelli di Vera. Grazie Marcello. Adesso abbiamo Alessandra. I'm reading a poem and then we read together. Allora, leggo prima un... Ah no, aspetta, Ale, no. Scusami. Abbiamo Sara prima, scusa Alessandra. Sara, ti avevo scavalcato. Con piacere, in qualsiasi momento. Io mi faccio Sara. Sì, permetti di dire. Lettera a un soldato nordvietnamita, la cui vita si è incrociata con la mia nella città di Hue Hue. Il 5 febbraio 1968. Pensavi di avermi ucciso con quel razzo? Beh, ce l'hai quasi fatta. Hai frantumato le mura e ridotto l'aria in schegge. Mi hai messo KO, pieno di buchi, tirandomi giù il tetto sulla testa. Ma sono sopravvissuto abbastanza lungo per chiedermi come hai fatto a mancarmi, abbastanza lungo per desiderare troppe volte che tu non avessi fallito il colpo. Come vanno le cose laggiù? Qui ormai è tutto alle nostre spalle e dopo tutti quegli anni di possibilità le cose sono tornate normali. Abbiamo appena festeggiato un compleanno speciale e ritrovato la nostra ispirazione, ricordando da dove siamo venuti e dimenticando dove siamo stati. Oh, stiamo ancora disputando sui prezzi delle vite che sporgono dai margini dei nostri ultimi libri di storia. Ma nessuno mette in dubbio l'autorità degli autori. Dai, sforzati un po' di più. Artigliere strabico che hai avuto la faccia di rimandarmi vivo da un popolo tra cui non potrò sentirmi mai più a mio agio. Ricordati dove sei stato e perché. Poi, erigi case, innalza villaggi, dighe, scuole, canzoni e bambini in quella terra verde che eri sotto ogni ombra e l'ombra della mia bandiera. Ricordati che Ho Chi Minh era poeta. Per favore, non lasciare che tutto si concluda in un nulla di fatto. D'ordine di Sami al-Kazim. L'inchiostro odora di sangue. Ho il cuore buono, una brezza, il viso puro, una nuvola. Levo verso te la cosa più cara, grande padre. L'inchiostro odora di sangue. Le mie pecore sono candide, le mie labbra sono oneste. Le mani, in nome tuo, faticano dall'alba al tramonto. L'inchiostro odora di sangue. Dalla terra dura ho creato giardini, dalla roccia ho forgiato martelli, ho recitato le preghiere che sapevo nella lunga notte. L'inchiostro odora di sangue.
l'ampio campo privo di recinti, le porte della mia casa non deludono chi bussa nella tempesta e a tutte le bocche va il mio pane. L'inchiostro odora di sangue. Venuti da tegole, acciaio, sangue e nebbia, venuti sulla bara della nostra storia, sulle ali dei corvi sono venuti. Non sono serviti i sortileggi, padre mio cieco, non è servito il libro. E ora soccorri con una parola ai tuoi figli. L'inchiostro odora di sangue. Ho condiviso con loro la malinconia, il mio pane, il tetto, i vestiti, ma non divido in due mio figlio. Padre mio, squarciato dalle lance, aiuta alla fine i tuoi figli. L'inchiostro odora di sangue. Col cuore colmo di bene, la mia mano conosce l'aratro, la mia spada è nel fodero, da 1000 anni nel fodero. Soccorri i tuoi figli con una parola. L'inchiostro, triste figlio, l'inchiostro, ascoltate, l'inchiostro odora di sangue. Grazie Sara. Ma c'è una certa anche impressione sentire le voci di autori che non ci sono più, ma che tu hai conosciuto. Io con Sami Al-Kasim ho fatto un paio di cose assieme all'Università della Sapienza, e lui è un poeta palestinese che più di una volta, per il suo attivismo poetico, diciamo attraverso la poesia, lui mandava dei messaggi politici anche, più di una volta è stato in prigione. Quello che ci distingue nel nostro paese, che credo che nessun poeta per le sue poesie sia stato mai messo in prigione. E gli ultimi testi, adesso, prima? Non fa niente. Alessandra Bava. Questo per esamato come questa. Allora leggo questa che in realtà non è una poesia. No. Questa è una cosa importante. Questo è un appello, esatto. È un appello che è stato firmato da 53 militari israeliani il 26 gennaio del 2002. Si chiama Non sparo più. Noi, ufficiali e soldati combattenti di riserva di Tazal, che siamo stati educati nel grembo del sionismo e del sacrificio per lo Stato di Israele, che abbiamo sempre servito in prima linea, che siamo stati i primi per ogni compito, facile o difficile che fosse, a difendere lo Stato di Israele e a rafforzarlo. Noi, che siamo stati in servizio di riserva in tutti i territori e che abbiamo ricevuto ordini e istruzioni che non hanno niente a che fare con la sicurezza dello Stato e il cui unico obiettivo è la dominazione sul popolo palestinese. Noi che con i nostri occhi abbiamo visto il prezzo del sangue che l'occupazione impone su entrambe le parti di questa divisione. Noi che abbiamo sentito come gli ordini che ricevevamo stavano distruggendo tutti i valori di questo paese. Noi che abbiamo capito che il prezzo dell'occupazione è la perdita dell'immagine umana di Tazal e la corruzione dell'intera società israeliana. Noi che sappiamo che i territori occupati non sono Israele, e che tutte le colonie sono destinate a essere rimosse. Noi dichiariamo che non continueremo a combattere in questa guerra per la pace delle colonie,
che non continueremo a combattere oltre la linea verde per dominare, espellere, affamare e umiliare un intero popolo. Noi dichiariamo che continueremo a servire in qualsiasi obiettivo che serva alla difesa dello Stato di Israele. L'occupazione e la repressione non hanno questo obiettivo e noi non vi parteciperemo. Ora questo testo sarà letto dal nostro caro amico Mark Lippmann e Alessandra Bava, che leggeranno questa poesia molto bella di un caro fratello che non c'è più, grandissimo poeta, Jackie Gershman. E il Mark ovviamente leggerà l'inglese, io leggerò la traduzione italiana. E la cosa che hai notato, Marco, Sara, Patrizia, come stanno leggendo oggi rispetto a prima, nel senso che sono entrati, io l'ho visto studiare oggi, abbiamo stampato le poesie e più le leggevano più ci entravano dentro, le proprie a volte non ci prendono così tanto, perché quando le studiamo siamo distratti, forse siamo un po' presi da noi stessi, ma quando andiamo a leggere queste realtà, credo, ho visto anche l'espressione delle persone che sono qua, vi ringrazio veramente, perché dai vostri occhi si vede come state apprezzando quello che ascoltate, naturalmente la musica è nel tono preciso, è una colonna sonora precisa, no, tanto mi sento, è la colonna sonora precisa di questo tipo di lettura. Lui si è offerto di venire, è un uomo pericoloso, sta perché è un poeta che gira, quindi se lo invitate arriva a casa vostra tranquillamente, vi chiede anche i soldi per continuare a vivere, perché vuole viaggiare il mondo, anziché lavorare e stare in un posto fisso, anche come una libreria, preferisce conoscere la gente. E si chiama Vagabondo da noi, sì, o un clochard, chiamatelo come volete, poi gli diamo 3-4 centesimi ciascuno. grazie. It's an honor to be here this evening with you, to share a poem by our dear friend Jack Hirschman. The Kanzeros are Cain. One. To throw a monkey wrench into the total mobilization of the empire machine, for those under the sun with its throat cut since birth, a sun born in chains that only shines at night, where dogs are eating dead bodies in the streets, and roots are captivity, and the simplest bread groans before it even enters a mouth, where revenge goes hand in hand with desolation to the school of suicide. Enter this thickly carpeted chamber, unbuckle your belt from around your religious waist, and with those who want to kill the killers, and those who want to kill those who have killed the killers, and with the Shanda and repeated Shanda, and the ashes of memory astonished that suddenly they themselves are sitting Shiva in the wind, blowing through everything, unbutton your blood down to your naked soul, bend over, drop to your knees. L'arcano Quenzeros. Scagliare una chiave inglese nella totale mobilitazione della macchina dell'impero, per quelli sotto un sole che ha la gola tagliata fin dalla nascita, un sole nato in catene che brilla solo di notte, dove i cani mangiano corpi morti nelle strade e le radici sono in cattività. E il più semplice pane geme prima ancora di entrare in bocca,
dove la vendetta va mano nella mano con la desolazione alla scuola del suicidio. Entrare in questa stanza con un folto tappeto, slacciare la cintura dai tuoi fianchi religiosi e con coloro che vogliono assassinare gli assassini e coloro che vogliono assassinare coloro che hanno assassinato gli assassini e con la scianda, la ripetuta scianda e le ceneri di memoria stupita che all'improvviso e se stesse piangono i morti nel vento che soffia attraverso ogni cosa, sbottonare il tuo sangue fin giù alla tua anima nuda, chinarsi, cadere in ginocchio. Oh, tongue of oil between the violated thighs of Iraq, whose open mouth is Israel licking America's gun butt, while the pornography of Palestine gang banged by all three sounds through the wall of jism, the salvia cries untwisted lascivia. Yes, it is all clear now, all here now are chosen, face down or eyes wide shut, in the razaya yipal, oh, wide open as mouths around gun barrels, shooting bullets into every orifice in an orgy of lethal spunk. Oh, degenerate democracy, your uprooted waves of grass are the sea on which we cowed animals walking and bend to chew, but there's no rag for that 12-year period at the heart of your thirst for blood, nor an end to the bulldozers of trash you've totaled us with. We who are smitten with your nothingness, looking at each other through asshole eyes. So, for those praying for the resistance, arming themselves for the resistance, gathering and committing their bodies to the death in resistance, we who've never dug into earth to discover the roots of the suicide that's ticking in our ears every day, we for whom peace is a pun on a gun or a woman to screw, and who insist on values the rest of the bleeding world knows we've already thrown away. O lingua di petrolio fra le cosce violate dell'Iraq, la cui bocca spalancata è Israele che lecca il calcio del fucile dell'America, mentre la pornofonia della Palestina stuprata da tutti e tre risuona attraverso il muro, le grida di saliva in lascivia mischiata. Sì, è tutto chiaro ora. Tutti qui ora sono scelti, a faccia in giù a occhi serrati nel razaia e pale, o spalancati come bocche intorno alla canna del fucile che spara proiettili in ogni orifizio, in un orgio letale. O democrazia degenerata, le tue onde di erba sradicate sono il mare, su cui noi animali impauriti camminiamo e ci chiniamo e bruchiamo. Ma non c'è straccio per quel periodo di 12 anni, nel cuore della tua sete di sangue, né c'è fine ai bulldozer dell'immondizia con i quali ci hai distrutto, noi che siamo inscenati dal tuo nulla, guardandoci null'altra con occhi da coglione. Così, per quelli che pregano per la resistenza, che si armano per la resistenza, che si uniscono e impegnano i loro corpi fino alla morte nella resistenza, noi che non abbiamo mai scavato nella terra per scoprire le radici del suicidio che ticchetta nei nostri orecchi ogni giorno, noi per i quali la pace è un gioco di parole su un'arma o una donna da scopare, o che insistiamo su valori che il resto del mondo sanguinante sa che abbiamo già gettato via. Exceptional America, America,
the exception, now demanding to be the rule and the ruler as well. Come down on mankind's open palm, who beat off the Soviets in a 36-year masturbation, including the rape of Vietnam, the snuffing of Guatemala, the stacking of wads of dough on the night tables of Nicaragua, El Salvador, and Haiti to secure the brothelization of these days. Empire, we're the underworld of the world, led by the suited up gang of mobsters, a lucre mad congress of cowards whose callous indifference and outpourings of bilge for the passage of laws of extortion and trivia have ensured that it will take a man or a woman all of his or her life to become a simple human being. Empire, indeed, your giant indignity, your homogeneous flop of the world stage. Only when, in just a few years, tough guy, that mobster, to use your already warmongering name for her, will have overtaken you in every field of human endeavor and humanity. And that people, both older and younger than you, a billion strong, will say, we don't want you to make war anymore anywhere on Earth. If you do, we will stop you and your weapons of mass destruction, even without even a shot being fired. We're the majority. You're the unruly child. Go to the corner and learn your lesson. Then, America, finally, you'll be free. Eccezionale America. America l'eccezione. Ora chiede di essere regola e righello calato sul palmo aperto del genere umano. Che trionfò sui sovietici in una masturbazione lunga 36 anni, comprendente lo stupro del Vietnam, gli snaff del Guatemala, l'ammassarsi di mucchi di denaro sui comodini di Nicaragua, El Salvador, Haiti, per proteggere la bordellizzazione di questi tempi. Impero? Noi siamo la malavita del mondo, guidati da una banda di criminali ben vestiti. Un congresso folle di lucro di codardi, la cui incallita indifferenza e esternazione di stronzate per il passaggio di leggi, di estorsione e banalità, hanno assicurato che a un uomo o a una donna ci vorrà tutta la vita per diventare un semplice essere umano. Impero davvero. Tu, gigantesca indegnità, tu, immenso fallimento sul palcoscenico del mondo. Solo quando, fra appena qualche anno, spaccone, quel mostro, per usare il nome guerrafondaio con cui già la definisci, ti avrà sorpassato in ogni campo del progresso umano e di umanità. E quella gente, sia più vecchia che più giovane di te, un miliardo, dirà: noi non vogliamo che tu faccia la guerra, mai più da nessuna parte sulla terra. Se lo farai, fermeremo tu e le tue armi di distruzione di massa, senza che si spari neanche un colpo. Noi siamo la maggioranza. Tu sei un ragazzino indisciplinato. Vai all'angolo e impara la lezione. Allora, America, finalmente sarai libera. Grazie. Un piccolo fuori programma per concludere. Questo non è su Signor No, però credo che sia una delle più belle poesie mai scritte sulla guerra, credo un secolo fa, scritta in dialetto romanesco, e si intitola Ninna Nanna della guerra.
sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade e i fucili dei popoli civili. Ninna nanna, tu non senti i sospiri e gli lamenti della gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza, o a vantaggio della fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che quel collo d'assassini che c'è in sangue nella terra sa benone che la guerra è un gran giro di quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Cocco bello, finché dura sto macello, fa la mia, che domani vedremo dei sovrani che si scambiano la stima, buoni amici più di prima. So cugini, fra parenti non si fanno complimenti, torneranno più cordiali di rapporto personale, riunito fra di loro senza l'ombra di rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro e per popolo coglione risparmiato dal cannone. 1914, Prima Guerra Mondiale. Thank you.
magia, bravissimo, la magia dell'incontro. Un mese e mezzo fa si è incontrato Marcos Vinicius con Nicola Alessini, anzi l'anno scorso, e stanno nascendo delle musiche insieme. Loro è la seconda volta che si vedono, la prima che suonano insieme, hanno improvvisato un pezzo, come dire, la musica non ha bisogno di parole, di spiegazioni. Entra e parte, e parte. Sì, ma Nicola è un grande musicista, io purtroppo sono un rumorista. Chi c'è stato a gennaio ha visto di colpo quello che ha fatto Marco Cinque, prima Cinque perché purtroppo la insufficienza, quindi non è riuscito ad arrivare a più. Che a un certo punto Barbara Alberti, dopo che lui ha suonato, si è alzata e non ne ha potuto più. E quello che spero che succederà sicuramente con Dace, perché questi intellettuali sono quelli che una volta stavano a Sanremo, decidevano se Arisa era una brava cantante o meno. Oggi lo decide Moccia, lo decidono altre persone. Il Festival di Sanremo, che è una cosa brutta diventata, però c'erano questi intellettuali che contavano. Lucio Dalla è stato lanciato da Bevi l'acqua, nessuno lo sa, perché sono gli scrittori che stavano dietro, che stanno dietro, che oggi ci sono personaggi squallidissimi, per cui assistiamo a delle cose squallide, ma la musica è qualcosa di talmente alto che non si aggiungono parole. Se non è spiegabile la poesia, figurati la musica. Senza di quella io non potrei vivere. Infatti la prima cosa che è entrata qua dentro non sono stati libri, è stato il pianoforte e l'amplificatore. Io vi ringrazio tantissimo, c'è un invito da parte di un peruviano che c'ha un bar. Allora, ho comprato il libro, se volete andiamo a fare l'aperitivo, come si chiama, Victor... Via di Casalotti, insomma, il primo che segue tutti gli altri, segue tutti gli altri, non fate come Luci Deramo che arrivò al lago, passò la via Boccea e arrivò al lago. Noi i libri facciamo vivere la libreria e facciamo vivere anche i bambini palestinesi di Gaza. Una cosa di servizio, io e Alessandra dopo dovremmo tornare a Monteverde, troveremo qualcuno che ci riporta? Sicuramente sì. Sì, c'è quell'uomo là. Allora, queste poesie sono tratte da questo libro che è 226 pagine. Stasera però è a 10 euro, costa di più, sì. Ma dobbiamo a 10 euro. Introduzione di Margherita Hack. Poi c'è il libro che vi ho detto l'altra volta di Patrizia Nizzo, che sta lì, quella signora Bassina che ora ha cominciato a leggere in una maniera splendida, e poco farà l'attrice. Cioè, io mi ritrovo con delle persone che ci leggo a fare più. Poi c'è il mio, non lo comprate perché è brutto, e poi chi ne compra due o tre ci diamo in omaggio all'antologia che è uscita l'anno scorso e c'è stata bloccata dalla pandemia, per cui il libro ci è rimasto tutto come si dice nella panza, perché non li facciamo per vendere agli autori, ma per diffonderli e sbogliarli. Perché sei bellissima. Ti sei anche vestita per così, c'hai un giardino addosso. Ragazzi, vi abbraccio, vi ricordo che il giorno 30 c'è un altro incontro con un'autrice ed è un viaggio fra la Sicilia e la siciliana che finisce a Milano. Non vi dico altro. Il giorno 30 riceverete l'invito, tu non c'è, non venire dal Belgio, perché allora il posto si chiama Wichita, Dante sa come si chiama, Aer, una cosa del genere, Aer, che emozione, dico di mandare gli abbracci a tutti, eh?